la creatura non può entrare in continuità con nel fondo dell'anima, essa deve rimanere fuori nelle potenze. L'anima scorge l'immagine della creatura per mezzo di cui essa è stata accolta e ospitata. Infatti, quando le potenze dell'anima entrano in contatto con le creature, le attingono e le creano un'immagine e somiglianza e la attirano in sé. In questo modo esse conoscono la creatura. Il loro modo di concepire la conoscenza, il processo conoscitivo, diciamo così, il processo conoscitivo. Prendiamo alcuni aspetti che a noi interessano portarci avanti, piuttosto. L'avevo già anticipato ieri, la creatura non può entrare nel fondo dell'anima, solo Dio rientra, né rimane fuori nelle potenze, appunto, cioè nelle facoltà. Io conosco, e qualunque creatura rimane nelle mie potenze, cioè nel mio intelletto, nella mia volontà, nella mia memoria, poi soprattutto, e così via, accolta, ospitata, l'immagine delle creature nelle mie potenze, e così io mi accorgo delle creature nelle potenze, ma non entra nel fondo dell'anima. Più vicino all'anima la creatura non può giungere, e l'anima mai si avvicina a una creatura se prima non ha accolto in sé la sua immagine senza sforzo. Proprio per mezzo di questa immagine presente, l'anima si avvicina alle creature, appunto, le conosciamo. Solo man mano che le conosciamo, le portiamo, le accogliamo dentro di noi, e così. Proprio per mezzo di questa immagine presente, l'anima si avvicina alle creature. Infatti l'immagine è qualcosa che l'anima, con le sue potenze, le sue capacità, forma dalle cose. Sia che si tratti di una pietra, di un destriero, di un uomo, di qualsivoglia altra cosa che essa vuol conoscere, essa tira fuori l'immagine che prima aveva accolto in sé, ed in questo modo può unirsi con quell'oggetto. Questo penso avrebbero detto centinaia di volte. Soltanto così si unisce, lo conosce, lo porta dentro. Ma quando l'uomo riceve in tal modo una immagine, essa deve necessariamente essere giunta dall'esterno, attraverso i segni. Per questo motivo niente è così ignoto all'anima come se stessa, perché attraverso i sensi l'anima non arriva a se stessa. Per questo motivo, ecco, un maestro dice infatti che l'anima non può formare o estrarre immagini di se stessa, ovviamente. Perciò essa non può conoscersi con nulla, cioè con nessuno strumento. Infatti le immagini giungono sempre attraverso i sensi, e dunque essa non può avere alcuna immagine di se stessa. Così essa conosce tutte le altre cose, ma non se stessa. Se tornate all'immagine del viso, del volto, penso sia... Tu vedi tutti, ma non ti vedi. Nessuna cosa sa così poco come di se stessa, proprio a causa di questo elemento mediatore, perché i nostri processi conoscitivi si servono sempre di un medium, di un mezzo, ma purtroppo con l'anima non c'è mezzo. Ci siamo fin qui? Si capisce? Tu devi sapere però che l'anima al suo interno è libera, è sgombra da ogni elemento mediatore e da ogni immagine. E questo è il motivo per cui Dio può unirsi con essa liberamente, senza immagini o somiglianze. Ogni capacità che tu riconosci a un maestro, non puoi fare a meno di attribuirla a Dio in grado infinito. L'intelligenza, la bravura e così, la sapienza. Più un maestro è saggio e potente, più immediatamente realizza la sua opera e più è semplice. L'uomo ha bisogno di molti mesi nelle sue opere esteriori.
e prima di compierle come le ha progettate ha bisogno di un grosso allestimento. Poco stamattina ci vuole l'esempio di Colonnello Bernini, ci vuole tanto mettere in moto una grande macchina per realizzare, tanti mezzi per realizzare un'opera. Il Sole invece, nella sua maestria, compie la sua opera, che è illuminare, con grande rapidità. Appena diffonde il suo chiarore, nello stesso tempo, istante, il mondo è pieno di luce e ogni parte. Allora, più in alto è l'angelo, scusate, ancora più in alto è l'angelo delle creature, che ha bisogno di mezzi ancora minori per operare, per questo è il migliore dell'uomo. Ed ha anche meno immagini. Il più alto dei serafini ha una sola immagine, tutto quello che gli altri sotto di lui concepiscono nella molteplicità, egli lo comprende nell'unità, perché i serafini sono ritenuti la schiera angelica più elevata, quella più vicina a Dio, come anche il padre serafino. Ma Dio non ha bisogno di alcuna immagine e non ne ha. Dio opera nell'anima senza quel mezzo, immagine o somiglianza. Opera nel fondo dell'anima, dove mai è giunta una immagine, ma soltanto Dio stesso col suo proprio essere. Nessuna creatura può farlo. È chiaro questa? Non credo sia troppo difficile. È chiaro? Vabbè, faccio un'esemplificazione e vediamo se prova del 9. Una prova del 9 che è comune, la gran parte di voi me l'ha sentito fare 20 volte. Dio mi manda una visione della Madonna. Punto. Dice San Giovanni alla croce, non l'accettare. Punto. Perché? Guarda la spiegazione di San Giovanni, esattamente utilizzando questa stessa visione dell'uomo. Ma la ragione per far lui è questa: ti è arrivata una visione e tu non puoi sapere da chi viene, la devi esaminare. Viene da Dio, viene dal diavolo, è una tua suggestione. Se viene dal diavolo, guai a prenderla, perché ti porta fuori strada. Se viene da te, è una suggestione, non deve illuderti. Se viene da Dio, potresti anche accettarla, ma io ti consiglio di non accettarla, non ammetterla. Perché? E quindi significa una visione, una parola, una locuzione, tutte le cose del mondo che volete, tutto questo mondo. Perché no? Perché lui dice: se è un modo con cui Dio è intervenuto nell'anima, su di te, e in genere quando ti interviene su di te, ti fa una grazia, cioè ti dispone a qualche cosa, o ti rende abile di qualche cosa, o così via. In quel caso, prima che tu l'hai, te ne sei accorto e ne hai avuto percezione, visione, parola, che sono tutte immagini sul piano percettivo, quindi tridimensionale, per capire. È già accaduto, perché Dio opera, eccolo qua, senza immagini, senza somiglianza, senza mezzi. Cioè, per così dire, l'eventuale bene che intendeva fare alla tua anima l'ha già fatto. Allora tu che cosa percepisci? Gli effetti dell'operazione avvenuta, e li percepisci sul piano o intellettivo o sensoriale, sensibile. Ci siamo? Quindi che tu lo accetti o che tu lo rifiuti, se Dio ha già agito, ha già operato, stando sempre fermi che tu mantieni l'apertura di cuore a lui e ricevi da lui tutto quello che lui ti manda, naturalmente. E quindi, se ti ha mandato una grazia, è già entrata, ha già operato. Se tu sei alla disposizione continua di accettare e di accogliere nell'amore tutto quello che lui ti dà e di ringraziare. Come il padre genera il figlio nell'anima? Come lo fanno le creature in immagini e somiglianze? Niente affatto. Lo fa nel modo in cui egli genera nella eternità, né più né meno. Cioè, non è che può generare in noi come noi generiamo immagini, noi, ripeto, le generiamo dai sensi, le concepiamo nella mente, procedimento, e ci siamo fatti l'immagine seria, telefono, computer, ci siamo creati una immagine. O un'idea, o un concetto, a seconda di che si tratta.
Naturalmente dice, non accade così. Dio genera in noi il suo figlio come lo genera nell'eternità. Diciamo nello Spirito Santo, questo significa, giusto? Dunque, come lo genera là, nell'eternità, fate attenzione. Ora dà la sua modalità. Dio Padre ha uno sguardo perfetto in se stesso ed una profonda, completa conoscenza di se stesso. La differenza di noi è in assoluto e quindi ce l'ha, perfetto. Non attraverso immagini, ma noi attraverso immagini di noi, o concetti, o idee. Dio Padre, Dio ce l'ha direttamente, Dio ce l'ha direttamente. Dio Padre, come ce l'ha? Dio Padre genera suo figlio in vera unità della natura, nell'unità perfetta della natura divina. Vedete, nello stesso identico e non in altro modo Dio Padre genera nel fondo dell'anima e nella sua essenza il figlio e si unisce così con essa. Infatti, se vi fosse là un'immagine non vi sarebbe vera unità. In questa vera unità risiede la sua intera beatitudine. Io vi faccio un passaggio mentale che non so se o lui non lo fa qui o non l'ho preso io dal testo originario. Faccio un passo indietro. Noi conosciamo noi attraverso immagini, concetti e pensieri. Il padre conosce se stesso attraverso il figlio, conosce perfettamente se stesso attraverso il figlio, perché da solo non si potrebbe autoconoscere. Si conosce generandosi figlio e ponendosi davanti al figlio, e questo porsi è lo spirito, perché crea la relazione, che è un te. La differenza con noi è che questa triade non crea tre dei, come dice qua, in un unico stesso identico, nella vera unità della natura divina. Non fanno tre molteplicità, ma rimane dentro l'unico che l'uno si riversa e si conosce. Il padre si conosce, perché se si conoscesse da solo in se stesso, in Dio ci sarebbero poi due conoscenze, quella del padre in sé per sé e quella del padre verso il figlio. Nella Trinità tutto è comune, tutto. La conoscenza è una sola, la volontà è una, non ci sono tre volontà. L'intelligenza è una sola, ci sono tre, cioè il padre non pensa una cosa che poi pensa anche il figlio. Il pensare del padre è il figlio, e questo accade tramite una relazione instaurata da un testo diverso che è lo Spirito Santo. Quindi il pensare del figlio non è diverso, pensare, capire, conoscere, amare, tutte le operazioni che volete. Allora continuiamo. In questo identico modo e non in un altro modo Dio il Padre genera il figlio nel fondo dell'anima. Allora anche qui tutte le cose che per anni abbiamo studiato sempre di San Giovanni e di altri: se Dio genera in noi in questo modo, cioè con questo atto unico senza mediazioni e immagini, noi siamo in grado di percepire questa generazione del Padre, del figlio da parte del Padre in noi? No. Perché qualunque nostra percezione è sempre attraverso un medium, mentre il padre genera il figlio senza medium intermedi. Quindi per questo sfugge a noi l'operazione trinitaria che continua nella nostra arte. Sfugge alla nostra percezione, sia sensitiva, e questo si capisce con facilità, ma anche intellettiva, sensibile interna, sentimentale, comunque la volete mettere, sfugge. Perché non può che accadere in maniera così diretta, senza mezzi. Quando invece noi sentiamo o capiamo, capiamo sempre con un mezzo. E Dio è diretto, non è mezzi. Ora, potreste dire che nell'anima non vi sono per natura niente altro che immagini. Cioè, noi siamo fatti così. Lui risponde, no, affatto. Se questo fosse vero, l'anima non sarebbe mai beata, cioè tu sei capace di più,
di quanto inizialmente pensi e senti. Non è che perché tu vai sempre avanti, per così dire, a benzina, non sei capace di andare anche a idrogeno. È un po' complicato cambiare il procedimento, ma puoi anche andare a idrogeno, cioè poi mentre cammini qualcuno ti può fare volare, tu sei in grado di volare. È possibile? Eccola la scoperta del divino in noi. Questo è il senso. Se questo fosse vero, l'anima non sarebbe mai beata. Dio non potrebbe creare una creatura nella quale tu potessi trovare una perfetta beatitudine, altrimenti non sarebbe Dio la più alta beatitudine e l'ultimo scopo, mentre invece è proprio della sua natura, del suo volere essere inizio e fine di ogni cosa. Nessuna creatura può essere la tua beatitudine e non può essere neppure qua giù la tua perfezione. Infatti, alla perfezione di questa vita segue la perfezione della vita eterna. Quindi, finché tu rimani sul piano della creatura, rimani sul piano delle immagini, e non sei mai perfettamente beata, non è la più alta beatitudine. Dunque la più alta beatitudine nostra a che cosa tende? Ad una relazione senza immagini, potremmo dire, ad una relazione senza mezzi. Certo. Ecco, che è l'amore puro, giusto? Questo, ma non c'è creatura sulla terra che è in grado di fare questo. Perciò tu devi stare necessariamente stare e permanere nell'essere e nel fondo dell'anima, quello di cui prima, essere nel fondo. Là Dio ti deve toccare con la sua semplice essenza, senza la mediazione di nessuna immagine. Devi stare lì, quasi ad attendere, per così dire. Questo è il valore del pregare. Nessuna immagine ammira o propone se stessa, ma piuttosto ammira e propone sempre ciò di cui è la realtà di cui è immagine. E poiché si hanno immagini solo di ciò che è al di fuori di noi e che viene tratto all'interno tramite i sensi, io porto tramite la vista questo telefono dentro di me, lo vedo, cioè lo porto dentro. Sarebbe impossibile, e ciò continuamente rimanda a quello di cui è immagine, certo, sarebbe impossibile poter diventare beati attraverso un'immagine. È impossibile diventare beati senza una creatura, attraverso una creatura. Perciò devono là dominare il silenzio e la pace nel fondo dell'anima. E là il padre deve parlare, generare il figlio e operare le sue opere senza immagine. E per questo tu non lo percepisci, ma opera senza immagine. La seconda questione è: cosa deve fare l'uomo per ottenere e meritare che questa nascita avvenga in lui e sia compiuta? Se sia meglio che l'uomo si studi di compiere qualcosa, si raffiguri Dio o diriga verso di lui il suo pensiero, o che piuttosto si mantenga nel silenzio, nella pace, nella quiete e lasci parlare ed operare in sé Dio, aspettando soltanto l'azione di Dio. Si capisce già l'imposta, quale volevo chiamare. Ripeto quello che ho detto: questo compito e questo comportamento riguardano soltanto gli uomini buoni e perfetti, che hanno assimilato in sé l'essenza di tutte le virtù. Ecco, chi quindi ha camminato, questo discorso di oggi non vale per chi comincia, assolutamente è controproducente chi comincia. In maniera tale che le virtù sgorghino da essi in modo essenziale, senza il loro agire, e che soprattutto hanno viva in se stessi la preziosa vita e la nobile dottrina di nostro Signore Gesù Cristo. Tali uomini devono sapere che la cosa migliore e più nobile per giungere a questa vita è tacere, lasciarsi parlare ed operare, lasciar parlare ed operare di penso che netto, non c'è dubbio. Questa parola viene pronunciata laddove tutte le potenze si ritirano dalle loro opere di immagini. Più tardi Santa Teresa d'Avila dirà: che cos'è l'orazione di quiete? Quella nella quale l'intelletto si addormenta.
E non è una cosa che tu puoi procurare, è un dono, perché se tu ti metti a cercare di fare bloccare l'intelletto, è un disastro, ti ammali, forse ti ammali, bello vietato ovviamente, ti ammali. E tu devi nemmeno aspettare andare al Signore, quando Dio vorrà e come Dio vorrà, in te si evolve la situazione, anche se tu devi mettere a bloccare la mente, a bloccare i tempi, a bloccare le distrazioni, no, non si fa questa cosa. Stare davanti al Signore. Perciò è detto, in mezzo al silenzio fu parlata a me la parola segreta. Ancora su ciò, quanto più puoi condurre le tue potenze verso l'unità, nell'oblio di tutte le cose e delle loro immagini che hai accolto in te, tanto più puoi allontanarti dalle creature e dalle loro immagini, e tanto più sei vicino a questa parola e pronto a riceverla. Il lungo noviziato, per così dire, se tu potessi perdere la conoscenza di tutte le cose, perderesti anche quella del tuo proprio corpo, come accadde a San Paolo quando disse: se ero nel corpo, se fossi nel corpo, no, non lo so. Quando parlò di una visione che ebbe, fu rapita a questo cielo, ricordate. Dio solo lo sa. Lo spirito aveva allora completamente portato in sé tutte le potenze, in modo tale, cioè proprio come se avesse risucchiate e ritirate queste potenze. Memoria, intelletto e volontà, eh? Come se l'avesse ritirate. Ma io che sto leggendo però questa biografia di Caterina da Genova, Chieschi, lei queste cose non le sa dal punto di vista teorico, perché né lei né i suoi segretari, sacerdoti che hanno scritto le sue opere, non le sa questo. Per cui in lei si racconta questo come fatto che succede, quel giorno era così, così e così. Se tu leggi questo, sai perché, mentre lì sai che cosa accadeva. Come lei non conosceva, lei era completamente dentro, non conosceva dentro di sé, una persona eccezionale, si capisce, giusto? Allora si pone il problema: ma questa come fa? Dio che fa? Ti toglie l'operare terreno? Nel suo caso, pure lei lo scrive il biografo, dice, era incredibile, lei dirigeva un ospedale intero, eh? Per cui a ogni volta che c'era da fare qualcosa a Genova, ogni volta che c'era da fare qualunque cosa, in quell'istante rispondeva a tono sempre a tutti, dopodiché era fuori nel suo mondo, ma gli altri non lo vedevano, non lo capivano. E quando lei si accorgeva che di non poter trattenere più questa situazione particolare che viveva, allora scappava e se andava in una stanza lontana dagli altri del palazzo, dove si metteva a gridare. Cose incredibili, dipende. Ma tu le capisci solo se sai i fatti. Sì, le usciva il sangue quello bollente, gli faceva le salasse, le usciva il sangue che bolliva, cose fuori dal mondo, incomprensibili, non normali naturalmente, diciamo non umane da questo punto di vista. Ti dice di una situazione eccezionale, fuori dalla norma, ma ti fa capire in che misura l'umanità può andare oltre se stessa ed è chiamata ad andare oltre se stessa. Come diceva prima, noi, se noi crediamo che possiamo ragionare, che possiamo andare avanti solo a immagini, siamo miseri, perché significa che siamo destinati ad essere animali da terra, punto e basta. C'è altro in noi. E ci sono casi fuori dalla norma in cui anche fisicamente si vede, anche fisicamente. Qui è un discorso teorico, un ragionamento dei principi. Ma vi farò un ritiro abbigliandomi un po' di quei racconti, così potete vedere, guarda, quelli l'applicazione che concreta. Nel caso di lei, il caso di lei è questo. Vita fuori dall'universo, dal punto di vista della non normale, ecco, diciamo così. Ora, naturalmente queste persone non è che io le posso imitare, che senso avrebbe? È una cretinata, storia, sembra la persona. Imito che cosa? L'immagine, non la realtà. Questa è una cretinata allo stato puro, non vanno imitate in quelle, nelle virtù vanno imitate, non in queste cose che sono doni che prescindono da noi e sono secondo me quasi dimostrativi per noi, non di più. Lo spirito aveva allora completamente portato in sé tutte le potenze, in modo tale che egli aveva dimenticato il corpo, non erano più attive,
né la memoria, né la ragione, né i sensi, né le potenze che avrebbero dovuto esercitare influsso sui sensi per sostenere il corpo. Io per questo come se si rilassasse. Il fuoco e il calore vitale erano sospesi, perciò il corpo non venne meno in quei tre giorni in cui egli non mangiò né beve, perché come se fosse invernato per me. Sospeso, la parola poi che usa Teresa d'Avila è sospensione delle facoltà e delle potenze. Così dunque l'uomo deve sottrarsi a tutti i sensi, rivolgere verso l'interno tutte le potenze e permanere nell'oblio di tutte le cose e di se stesso. Perciò un maestro si rivolge all'anima così: fuggi all'agitazione delle opere esteriori. Non dice sfuggi alle opere esteriori, fuggi all'agitazione delle opere esteriori. Fuggi ancora e nasconditi di fronte al tumulto dei pensieri interiori. Altra agitazione, pensieri interiori, giusto? Perché essi provocano inquietudine. Se Dio deve pronunciare la sua parola nell'anima, essa deve essere in pace ed inquieta. Allora egli parla la sua parola e se stesso, cioè il figlio, nell'anima, non un'immagine, ma se stesso. Mentre se ti dà un'immagine, si è stata la Madonna, il crocifisso, tutto quello che è un'immagine, ma se stesso nell'anima. Dionigi dice, Dionigi il famoso Areopagita, Dio non ha immagine o somiglianza di se stesso, perché egli è nell'essenza tutto il bene, la verità è l'essere. Ok, Dio la realtà non è l'immagine della realtà. Dio opera tutte le opere in se stesso e fuori di se stesso in un attimo. Non immaginare che quando fece il cielo, la terra e tutte le cose abbia fatto oggi l'una e domani l'altra. Il mio modo di fare non immaginare. Mosè scrive così, cioè Mosè scrive capitolo 1 del libro della Genesi, no? In 6 giorni, in 7 giorni, eccetera, ma sapeva molto di più. Fece così per amore del popolo, che altrimenti non avrebbe potuto capirlo. Dio non fece altro che questo: volle, parlò e le cose furono. Dio opera senza mediazione e senza immagine, e quanto più tu sei senza immagine, tanto più sei aperto al suo operare, e quanto più sei rivolto all'interno e dimentico di te stesso, tanto più sei vicino a lui. Penso che ora si coglie il suo pensiero maturo, sviluppato. Perciò Dionigi esortava Timoteo dicendo: caro figlio Timoteo, tu devi con i sensi non turbati uscire da te stesso, quindi non agitarti, sopra te stesso e sopra tutte le tue potenze, sopra la facoltà del conoscere e sopra l'intelletto, sopra l'opera, sopra il modo, l'essere, nella nascosta, silenziosa tenebra, per giungere alla conoscenza dell'ignoto e super divino Dio. Bisogna sottrarsi a tutte le cose, a Dio ripugna operare in immagine. Potresti ora chiedere: che cosa dunque opera Dio senza immagine nel fondo dell'essere? Io non posso saperlo, perché le potenze possono concepire solo in immagini, devono concepire e conoscere tutte le cose nelle loro immagini proprie. Non possono conoscere un cavallo nell'immagine di un uomo, ma in quella del cavallo. E perciò, in quanto tutte le immagini giungono dall'esterno, rimane loro nascosto quel che Dio opera nel fondo. Ciò è per l'anima la cosa più utile. E non lo sa. Infatti questo non sapere la sospinge come verso qualcosa di meraviglioso, di cui essa va alla ricerca,
già che sperimenta bene che esso è, qualche cosa c'è, ma non sa come e che cosa sia. Quando invece l'uomo conosce la ragione della cosa, subito se ne stanca e cerca qualcos'altro da provare, e vive perciò sempre in tormentato desiderio di conoscere, e non ha mai attenzione costante. Soltanto questa conoscenza che non conosce mantiene l'anima in una costante attenzione e la sospinge sempre alla ricerca. La definizione di contemplazione del Beniamino Maggiore, di cui parlavamo l'altro giorno, è, cioè di Riccardo di San Vittore, è che cos'è la contemplazione? È l'anima in ammirazione sospesa nell'ammirare, nell'essere ammirato. Questa è la contemplazione. E lo vedete che qui torna. Lui è Riccardo è 2 secoli prima di lui. Quindi perfettamente sì. È una, questa che è la ricerca di Dio. Quella è la ricerca. Ma che tu puoi cercare solo perché è dentro di te, mai a fare l'errore di cercare nel senso che tu non sai chi è, dov'è, che cos'è. Solo lo cerchi perché è dentro di te, altrimenti non lo cercherai. Sant'Agostino è schiacciante. Perciò dice il sapiente, nel mezzo della notte, quando tutte le cose tacevano nella quiete, mi fu detta una parola segreta, essa venne nascostamente come un ladro. Come può dire parola se era segreta? La natura della parola è manifestare ciò che è nascosto. Essa si aprì e risplendette davanti a me per rivelarmi qualcosa e mi annunziò Dio. Per questo si chiama parola. È molto bello. Mi era nascosto cosa essa fosse, e questo fu il suo venire furtivo, in un bisbiglio e nel silenzio, per rivelarsi. Vedete, proprio perché è nascosta bisogna inseguirla. Serviato, Capriolo, Giusto, Monti, del Cantico dei Canti. Essa risplendeva, ed era tuttavia nascosta. Ciò indica che noi dobbiamo anelare e sospirare per essa. San Paolo ci esorta a cercarla fino a trovarne le tracce e non a darsi per vinti finché non la si afferma. Quando fu rapito al terzo cielo nella rivelazione di Dio ed ebbe viste tutte le cose, non dimenticò niente al suo ritorno, ma tutto era per lui nascosto giù, nel fondo dell'anima, dove l'intelletto non può arrivare. Concludiamo. Perciò dovette cercarne le tracce e raggiungerlo in sé, non fuori di sé. Infatti ciò che è del tutto interiore, non esterno, ma completamente interiore, cioè è del tutto interiore, non esterno, ma completamente interiore. Egli sapeva bene questo e perciò disse: sono sicuro che né la morte né altro tormento può separarmi da quel che trovo in me. Molto bello. Bene, qui io credo che ci fermiamo.